Ciao, ciao a tutti. Allora, oggi vi voglio proporre un nuovo progettino, diciamo un po' particolare, sicuramente molto molto diverso rispetto a tutto quello che avete visto finora nel mio canale e anche nel mio negozio Etsy. E sono questi orecchini qui, realizzati per una cliente abbastanza esigente, che saluto anche se non penso guarderà i miei video. E niente, li ho realizzati utilizzando solamente due materiali, mezzi cristalli e rocaille 110. L'orecchino è veramente molto molto compatto, come potete vedere, e indossato non si sente proprio perché è leggerissimo. Niente, a me piacciono, boh, spero che a qualcuno farà piacere questo tutorial, casomai fatemi sapere cosa ne pensate. E passo subito a farvi vedere nel dettaglio che materiali ci occorrono per realizzarli. Allora, ci serviranno due colori diversi di Rocaille 110. Io utilizzo queste che sono le Metallic Light Bronze della Miyuki e sempre della Miyuki anche queste opache. Questo qui è il codice, le ho prese da Perles & Co. Poi due colori diversi anche di mezzi cristalli, utilizzo questo color Topaz, però non so dirvi la colorazione precisa perché li ho presi al mercato. E invece questi che sono gli Opaque Navy Blue, questi invece li ho presi alla pallina, il codice è questo. Poi prima mi sono dimenticata di dirlo, però ci vogliono anche due Rocaille 80 per ciascun orecchino. Ovviamente ci serviranno le monachelle. Come ago utilizzo un numero 12 e come filo invece utilizzo un filo di nylon da 0,16. Allora, il primo passaggio che dovremo fare sarà quello di inserire sull'ago due Rocaille 110 del primo colore, nel mio caso quelle bronzo, una del secondo colore, altre due del primo colore e un mezzo cristallo. Ho chiuso a cerchio e sono ripassata in tutte le perline, ho fatto un nodino ed ora mi sono portata ad uscire dal mezzo cristallo. Adesso dovrò inserire di nuovo due Rocaille del primo colore, una del secondo colore e altre due del primo colore. Eccole qua, e mi devo inserire sempre nel mezzo cristallo, solamente dall'altro lato rispetto a dove sto uscendo, quindi con il filo sto uscendo da sopra, vedete? E invece adesso con l'ago mi inserisco da sotto, così, e tiro bene il filo. In questo modo si viene a formare un altro archetto accanto al mio mezzo cristallo. Adesso metto sull'ago una Rocaille 80 e mi inserisco nelle 5 Rocaille successive, in modo quindi da portarmi ad uscire dall'altro lato dell'archetto di qua. Prendo anche l'altra 80, sempre sul mio ago, e mi inserisco nelle 3 Rocaille successive, quindi mi porto ad uscire dalla Rocaille del secondo colore. Tiro sempre bene il filo, mi raccomando. Ok, a questo punto metto sull'ago due Rocaille del primo colore, una del secondo colore e altre due del primo colore e mi devo inserire nella 80 successiva, questa, e tiro il filo. Di nuovo metto sull'ago due Rocaille del primo colore, una del secondo colore e due del primo colore. E mi devo inserire nella 110 colorata, cioè quella, scusate, del secondo colore centrale, questa. E tiro il filo. Bene, procedo a fare la stessa cosa per le altre due parti, insomma. Terminato il giro, ora mi sono portata ad uscire da una delle Rocaille del secondo colore, questa qua blu. Metto sull'ago 3 Rocaille del primo colore, quelle bronzo per me. Salto la Rocaille successiva e mi inserisco in quella dopo ancora, cioè questa qua, e tiro il filo. Prendo sull'ago una Rocaille del secondo colore e mi inserisco nella Rocaille successiva, questa, e tiro il filo. Di nuovo riprendo 3 Rocaille del primo colore e mi devo inserire nella Rocaille, salto una Rocaille successiva e mi inserisco in quella dopo ancora, cioè quella di punta, e tiro il filo. Adesso di nuovo
Per questo lato prendo altre 3 rocaille sempre del primo colore, quindi quelle bronzo, salto la rocaille successiva e mi inserisco in quella successiva ancora. E tiro il filo, prendo un'altra rocaille del secondo colore e mi inserisco nella rocaille subito dopo, questa qua. E tiro il filo. Prendo altre 3 rocaille bronzo, salto la rocaille successiva e mi inserisco in quella successiva ancora. Questa. E tiro il filo. Bene, procedo a fare la stessa cosa per tutto il giro. Bene, alla fine del giro mi porto ad uscire dalla seconda di una delle 3 rocaille inserite nel passaggio precedente e metto sul mio lago una rocaille del primo colore, un mezzo cristallo del secondo colore, nel mio caso quelli blu, e un'altra rocaille sempre del primo colore e mi devo inserire nella rocaille che sporge subito dopo, cioè questa qua sotto, e tiro il filo. Adesso metto sul lago 3 rocaille sempre del primo colore e mi devo inserire sempre nella rocaille che sporge successiva, questa, e tiro il filo. Di nuovo come prima, metto sul lago una rocaille del primo colore, un mezzo cristallo del secondo colore e un'altra rocaille del primo colore e mi inserisco sempre nella rocaille che sporge subito successiva e tiro il filo. Riprendo sul lago altre 3 rocaille, sempre bronzo nel mio caso, e mi devo inserire sempre nella rocaille che sporge subito successiva e tiro bene il filo. Ok, procedo a fare la stessa cosa completando tutto il giro. Al termine del giro, questo sarà il tipo di lavorazione che mi troverò ad avere con il mezzo cristallo centrale in orizzontale ed io che uscirò con il mio filo dal mezzo cristallo laterale da questo qua. Adesso dovrò mettere sul mio ago esattamente questa sequenza di perline. Appoggio il lavoro per mostrarvi meglio. Eccola qua, quindi 2 rocaille del primo colore, un mezzo cristallo sempre del primo colore, 2 rocaille, un mezzo cristallo e 2 rocaille. Poi dovrò mettere un mezzo cristallo del secondo colore. E di nuovo 2 rocaille del primo colore, mezzo cristallo del primo colore, 2 del primo colore, mezzo cristallo e altre 2 rocaille. Ok, adesso porto tutto accanto al lavoro e con l'ago mi devo inserire nel mezzo cristallo opposto, quindi sto uscendo da questo e con l'ago invece mi devo inserire in quello dall'altro lato, sempre dal basso verso l'alto, questo così. E tiro il filo. In questo modo tutte le perline che abbiamo appena inserito si posizioneranno sotto alla nostra lavorazione. Adesso, senza mettere niente sul lago, ripasso in tutte le perline e mi porto ad uscire qua sopra nel cipollotto qua, scusate, nel mezzo cristallo qua sopra. Adesso metto sul lago 6 rocaille, sempre del primo colore. 5 e 6, eccole qua. E mi devo inserire sempre nel mezzo cristallo, solo dall'altro lato, quindi con il filo sto uscendo da destra, io devo inserirmi da sinistra e tiro il filo. Così si viene a formare l'archetto dove poi inserirò la monachella. Adesso, senza mettere niente sul lago, riscendo all'interno di tutte le perline e mi porto ad uscire dal primo mezzo cristallo inserito nel passaggio precedente, cioè da questo qua. Ok, a questo punto dovrò inserire di nuovo la stessa sequenza di perline che ho inserito prima. Io l'ho già messa nel filo e sarebbe questa. Prendo il mio ago e mi devo inserire con l'ago come prima nel mezzo cristallo opposto a quello da cui sto uscendo. Quindi sto uscendo da questo qua, che sarebbe il secondo a destra, e mi devo inserire nel secondo a sinistra, quindi in questo qua, sempre dal basso verso l'alto e tiro bene il filo, così la seconda sequenza di perline si posizionerà anche lei sotto all'altra. Adesso ripasso nelle perline successive e mi porto ad uscire dalla prima
Rocaille qua sopra, prima dell'archetto, da questa. Adesso metto sul lago due rocaille, nel mio caso sempre quelle bronzo, e mi devo inserire con l'ago nelle sei rocaille che formano praticamente questo archetto. Tirate sempre bene il filo in questi passaggi, tutti i passaggi. Ok, quindi mi porto sempre ad uscire dalla rocaille qua. Ora metto altre due rocaille sul lago. E mi inserisco nelle 5 rocaille prima del mezzo cristallo, quindi 3 e 2, 5. Ok, e poi mi devo portare ad uscire con il mio ago dal terzo mezzo cristallo, questo qua, e tiro il filo. Bene, adesso procederò ad inserire come prima la stessa identica sequenza di perline e come prima mi dovrò inserire nel mezzo cristallo opposto a quello da cui sto uscendo. Quindi sto uscendo dal terzo a destra e con l'ago, dopo aver inserito appunto tutta la sequenza di perline, mi dovrò inserire nel terzo a sinistra, sempre dal basso verso l'alto. Ok, terminato anche questo giro, mi sono portata ora a uscire dal quarto mezzo cristallo a destra, rimetto sul lago la stessa identica sequenza di perline di prima, sempre uguale, e dovrò inserirmi nel mezzo cristallo, nel quarto mezzo cristallo a sinistra, quindi questo, sempre dal basso verso l'alto, e tiro il filo. E l'ultima sequenza di perline si posizionerà sempre sotto al mio lavoro. Ok, adesso faccio un giro completo nell'ultimo giro in modo da renderlo più fisso, più stabile anche l'ultimo giro. Poi faccio un nodino e posso tagliare il filo in eccesso perché l'orecchino è terminato. Ok, ho inserito la monachella e questo è il risultato finale. Devo dire che mi piacciono molto anche in questa versione. E mi sono resa conto che questi orecchini sono più facili da fare che da spiegare, per cui se qualche passaggio vi è poco chiaro, avete qualche dubbio, ricordatevi che sono sempre qua, vi risponderò a tutte quante, e per qualsiasi dubbio ovviamente. E niente, fatemi sapere se vi è piaciuto questo progetto, vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!